Boh, sono arrivato che mi si è ghiacciata da tutto. Forse anche negli occhi un po' di... non lo so. Perché ho dovuto tenere la visiera aperta. Perché è ghiacciato. Ecco, il ghiaccio sulla tuta, ma forse anche nella barba. Il problema grosso è che non posso usare la visiera, uno, e due, mi ho volato il casco per terra, la visiera era ghiacciata, si è staccata, rotta, la porto a casa lo stesso, però vedete, non so se si vede il ghiaccio. Temperatura adesso segna già zero, perché appena ti fermi la moto da su era meno 2. Per i 400 iscritti, ragazzi, tra la gente, solo per voi, perché sono un po' ciapiccio e volevo provare il mio limite. Ciao. Allora, ho fermato per fumare una sigaretta, fermato in città, perché non so quanti ci hanno già pensato, ma in città c'è sempre un grado o due in più. La cosa sta iniziando a diventare un po' proibitiva. Allora, ne approfitto per farvi vedere una mia entry. Allora, avevo un oggetto 7,5 che ho ancora, e faremo qualche video di quando l'aggiusto. Però con quella sono decollato, quindi solo che mi davano più niente nel concessionario, anche perché non potevo farla vedere. Quindi ho preso questa, KTM Duke 890R. Allora, a me piace essere il canale quello che ti dice le cose un po' come sono. Ho visto un sacco di recensioni di questa moto. Una cosa che non vi dice nessuno è che, vabbè, adesso qua ho messo i guanti a scaldarsi, ma lì sotto, poi lo vedremo, ah no, magari si vede, questo qua, un attimo, questo qui è un ammortizzatore di sterzo. Questo non l'ho sentito dire da nessuna parte che c'era. Per il resto il passaggio da 4 cilindri a 2 è una figata, cioè sta moto ti dà tutto subito, è bella. Ho quasi finito il rodaggio, andando a regimi di poter fare il rodaggio, quelli previsti nel rodaggio, quindi sotto i 6,5 di giri, comunque viene su come vuole, ha un tiro pazzesco, mi piace, sono soddisfatto. Ho fatto sta pazzia qua di andare in giro con meno 2 la nebbia, perché quella che mi si ghiaccia addosso la nebbia, che fa umido, e umido con meno 2 si ghiaccia, infatti non potevo, anche la visiera. Come vedete non ce l'ho più, lo sto portando a casa per vedere se riesco in qualche modo a tacconarlo. Diventa proibitiva la cosa adesso, però diciamo mi mancano 15 km a casa, la pazzia l'ho fatta, nel mentre ho visto anche un pochettino quali sono i miei limiti. Niente ragazzi, volevo dire, no, mi sono perso un attimo perché ho visto una cosa. Non sapevo che se finiva il video, ma grazie a tutti, siete 400, non siete molti, vabbè, però quelli che siete siete di qualità secondo me, e grazie. Adesso riprendo a fare video, parleremo come sempre ancora un po' di quello che vedete. Questo è il mio respiro. Adesso vabbè, continuo in un momento che sono un po' meno provato, non è semplice far niente. L'ho pensato, anche guidare diventa un cavolo di casino, non senti più le mani, vabbè c'è il quick shift, però comunque il freno davanti lo devi tirare sensibilmente, e con l'acceleratore devi stare attento perché non perdono sta moto. Ciao brava gente, anzi ciao brava gente.